quando voi vi presentate a una piattaforma per iniziare a fare un crowdfunding e iniziare la vostra campagna, chiaramente la piattaforma stessa vi chiede di essere strutturati. E strutturati per loro e per la piattaforma che cosa vuol dire? Vuol dire trasformare la vostra idea in realtà e quindi studiarci sopra questa cosa. Informarsi, vestirla in tutto e per tutto. Quindi voi dovete pensare alla vostra idea imprenditoriale come una valigia, l'involucro di una valigia che dovete riempire con tutti i dati che vi servono per poi trasformarla in realtà e iniziare il vostro viaggio e iniziare anche ad utilizzare tutte queste forme, il crowdfunding per primo, come enorme risorsa. Enorme risorsa perché comunque ha tantissimi feedback positivi, cioè tutte le persone, se voi fate delle ricerche di video, anche semplicemente di racconti di persone che hanno provato a buttarsi in questo format, comunque tutti riscontri molto molto positivi. L'altra faccia della medaglia è che non è poi in realtà così semplice come sembra, cioè non si può pensare di mandare a buon fine una campagna di crowdfunding senza comunque essere ben strutturati, perché comunque la prima cosa che chiedono è una documentazione. Una documentazione, ecco perché prima ti dicevo Elisa del business plan, perché la maggior parte comunque richiedono anche quello. Quindi con eventuali rischi, con eventuali comunque pensieri dietro, cioè un'evoluzione del pensiero strutturata e il business plan comunque è la forma perfetta per questo. E quindi a chi ancora è collegato e non ha fatto, comunque non ha pensato di farlo, io consiglio di farlo a tutti.